più o meno 6 mesi fa, grosso modo, un'impresa che erano anni che cercava di ampliare la propria attività, un'impresa che ha decentrato tutto quello che ha potuto, ha uno stabilimento alla Casona e un altro, sempre in un'altra area vicino alla Casona. Ci sono delle necessità produttive che non si possono decentrare, salvo aumento di costi importanti e anche qualche rischio sulla qualità del prodotto. È un'impresa d'eccellenza, di meccanica di precisione all'avanguardia, non a caso lavora per i più grandi marchi tedeschi, ed è un'impresa che io la conosco bene da almeno 25-30 anni, è partita nel garage sotto casa come impresa artigiana con due soci e qualche dipendente, quindi è la classica impresa del territorio che vuole restare a Marano, perché loro sono di Marano e hanno questa appendice vignola per necessità squisitamente logistiche, ed è un'impresa che resta qua, che avrebbe la possibilità di andare in Germania, e anzi alla quale sono state fatte varie offerte per aprire stabilimenti in Germania. Oggi fare imprenditore in Italia bisognerebbe avere, secondo me, un doppio premio, no? Con tutti i problemi che ci sono, e quindi un imprenditore del territorio che vuole mantenere la propria impresa a livello, nel proprio territorio dove sono nati, dove vivono, credo che noi le dovremmo dare un premio di quantomeno per la volontà e la convinzione della capacità e dell'attaccamento territoriale. Pertanto credo che questo compromesso, che ovviamente è stato raggiunto, perché è chiaro che quando si crea un edificio nuovo si raggiunge sempre un compromesso, d'altronde quando la Ferrari a Maranello ha costruito gli stabilimenti nuovi, in qualche modo ha compromesso un po' di territorio, come probabilmente farà la Lamborghini a Sant'Agata, che è di questi giorni la conferma dell'aumento di produzione del nuovo SUV della Lamborghini a Sant'Agata e non a Bratislava, come poteva capitare in quel caso. E quindi il fatto che noi riusciamo a mantenere imprese d'eccellenza e qualità di prodotto credo che sia un merito importante del nostro territorio, che va, secondo me, distribuito a tutti quelli che hanno governato il territorio, compreso noi in questo caso, visto che siamo quelli che in realtà riusciamo a concretizzare, ma che va riconosciuto a tutte le eccellenze territoriali dell'Emilia Romagna e del nostro territorio in particolare. Non a caso noi siamo conosciuti in tutto il mondo per le nostre eccellenze agroalimentari, per le nostre capacità di meccanica di precisione e per le nostre eccellenze di macchine automatiche di impacchettamento. Più ovviamente siamo una delle zone che hanno più distretti più produttivi di qualità, insomma, partendo dal biomedicale arrivando alla ceramica. Quindi credo che lo sviluppo del territorio e di conseguenza l'occupazione e la ricchezza sia un valore aggiunto importante. È chiaro che in tutte le cose bisogna rinunciare a qualcosa, noi abbiamo cercato di trovare una compensazione tra lo sviluppo del territorio e la tutela delle aree agricole, ovviamente nel limite del possibile e nel limite del ragionevole. Credo che in questo caso gli uffici abbiano lavorato bene, ottimizzato i tempi e dato una risposta concreta in tempi relativamente veloci per la burocrazia italiana. Ovviamente ci dobbiamo muovere con delle leggi e delle norme che non è che aiutano la velocità della risposta, no? Però insomma un tempo di 6 mesi credo che sia più che ragionevole per un'operazione di questo tipo, e quindi sono molto soddisfatto dell'intervento che noi siamo riusciti a fare, e credo che dovremmo essere tutti soddisfatti, perché costruiamo una prospettiva per il nostro territorio e per l'occupazione di livello e di qualità del nostro territorio. Quindi credo onestamente
che possiamo tutti ringraziare il lavoro che abbiamo svolto tutti insieme, in questo caso credo che anche l'opposizione possa condividere con noi diciamo, l'opera di sviluppo e di crescita del nostro territorio in un momento così difficile, perché teniamo conto che oggi abbiamo avuto alcuni incontri anche con altre imprese in questo periodo, c'è un po' di movimento, ma abbiamo passato 4-5 anni, o forse anche 6 o 7, che del movimento non ce n'era, quindi riuscire a resistere in una situazione del genere, qualcuno anche investire qualche milione di euro per svilupparsi, insomma, è un risultato molto importante. Io onestamente lo devo dire con proprio sincerità, ringrazio il sindaco, la giunta, gli uffici e il consiglio comunale per avere in qualche modo, credo che stasera insomma riusciremo a votare anche questa variante per arrivare a questo risultato, che è un risultato a mio modo di vedere estremamente importante per il nostro territorio. Federico Clot. Ma dunque, allora, io parto da prima, poi mi ricollego eventualmente alle considerazioni che ha fatto anche Pelloni. Allora, è chiaro che noi abbiamo fatto partire da questa variante un ragionamento molto ampio, anche al nostro interno, appunto, perché come partito noi abbiamo la forza, che a volte può essere anche più difficile da gestire, di avere una componente molto vasta anche di quanto riguarda le anime, di punto di vista dell'interpretazione del territorio e tutto quanto. Chiaramente noi abbiamo analizzato sotto i due principali punti di vista quella che è la questione che, di cui stiamo ragionando questa sera, e chiaramente abbiamo visto da un piano sotto un punto di vista la questione di natura di sviluppo, cioè sviluppo del territorio, che è sviluppo di un'azienda, che è investimento in un momento di difficoltà, e dall'altra quella che è il tema legato alla questione ambientale, e su questo elemento abbiamo naturalmente approfondito quelle che sono le nature e le questioni oggettive inerente a questo tipo di sviluppo. È chiaro che per i soggetti in questione va fatto un ragionamento specifico, cioè al di là del fatto che è un'operazione che viene fatta all'interno di tutti quelli che sono i vincoli di legge, è un investimento importante per il territorio proprio per la tipologia di azienda che si impianta, per la tipologia di lavoratori su cui fa presa, quindi sostanzialmente tecnici specializzati e ingegneri, quelli che saranno i lavoratori che dovranno costruire addirittura quello che sarà l'implemento dell'impianto. E dall'altro punto di vista abbiamo ragionato su quella che è la questione ambientale, su cui sicuramente abbiamo ragionato. È chiaro, come diceva anche Gasparini, il fatto che se fosse stata un'azienda che avesse avuto la necessità di impiantarsi per la prima volta a Vignola, saremmo stati i primi a ragionare sul fatto che la priorità sarebbe stata data a quelli che sono i capannoni vuoti presenti nel villaggio artigianale. Ma in una situazione come quella attuale è chiaro che, poiché il terreno è anche di proprietà dell'azienda, l'investimento che viene fatto sull'ampliamento è compatibile anche con un ambiente circostante che è già oggettivamente compromesso sotto i punti di vista tecnici e ambientali. È chiaro poi che noi siamo passati a un ragionamento di natura diversa, e cioè questo, che le amministrazioni a un certo punto devono fare delle scelte, e delle scelte che sono su tutti i punti di vista che sono ragionevoli nel momento in cui uno fa la scelta. Che cosa vuol dire? Che sostanzialmente, ponendo da una parte la questione ambientale, sicuramente importante, e ponendo dall'altra parte la questione dello sviluppo, che è altrettanto importante, le amministrazioni devono fare delle scelte. E questo diciamo è riferito all'oggi, come sarà il passato e come era il passato e come sarà il futuro. Poi è chiaro ed evidente che ci sono state fatte delle scelte che non erano magari, che viste successivamente nel lungo periodo possono essere o meno
più o meno condivise da parte di quelli che attualmente siedono all'interno del Consiglio Comunale. È vero anche che un'importante parte di memoria storica delle scorse amministrazioni è a fianco di Pelloni e quindi gli può sicuramente suggerire quelli che sono stati gli errori del passato e suggerire per quella che è la comunità di Vignola gli sviluppi per il futuro, se non sbaglio comunque all'interno della stessa giunta. Ma questo è un discorso retorico che non vuole spostare sulla retorica quello che noi poniamo. Cioè noi poniamo un tema di rafforzamento all'interno della discussione inerente a questa variante. Un rafforzamento che sta ad indicare un impegno nostro e di tutti, visto che comunque l'amministrazione è composta da tutti quanti i consiglieri, a porre sempre un maggiore riguardo a quella che è la questione tra l'equilibrio quindi le scelte successive tra la questione di sviluppo, crescita, occupazione e la questione ambientale. Non pensiamo naturalmente di voler piazzare una bandierina, perché questo sotto certi punti di vista è un processo che parte anche da lontano come impostazione, e quindi diciamo sì, da adesso ci poniamo in accordo anche con la maggioranza dei principi che la maggioranza espresso, che noi esprimiamo per quella che è la nostra possibilità di amministrare anche dall'opposizione, e quindi non vedo assolutamente nessun elemento di retorica nel momento in cui noi poniamo anche un elemento di collaborazione, perché è di tutta l'amministrazione. Quindi da questo punto di vista comprendo quelle che sono le visioni del consigliere Minozzi, che pensa e ritiene che noi vogliamo imbrigliare la giunta. Noi non vogliamo assolutamente imbrigliare la giunta, e se vuole eventualmente rileggere l'ordine del giorno potrà vedere che il nostro è un ordine del giorno che fa tutt'altro, no? Cioè che pone la giunta nelle condizioni di maggiore attenzione nei confronti del territorio. Ma poi la chiudiamo anche velocemente sotto questo punto di vista. Quindi noi vi invitiamo comunque a votare l'ordine del giorno. Noi ci esprimiamo anche dal punto di vista favorevolmente nell'ambito dello sviluppo del territorio, però diciamo dire che è una bandierina secondo me è erroneo. Venirci a insegnare sostanzialmente come fare, non dico l'opposizione, ma come fare i consiglieri, dal momento che noi abbiamo una riflessione che è tra di noi consiglieri e all'interno di una compagine di partito, pensiamo che non sia opportuno. È arrivata una proposta di emendamento. Cosa facciamo? Di eliminazione del punto 2 e di correggere qualche parola del punto 3. Cosa faccio? La leggo o facciamo un minuto di confronto? Allora, il primo punto rimarrebbe uguale, il secondo tolto, il terzo è vigilare perché il progetto in parola sia sostenibile per la collina di Campiglio, che rappresenta una parte importante della storia di Vignola. Punto. Perché nell'ultima riga c'è già un impegno nella delibera di piantumazione e arricchimento dell'area verde. Se vi va bene possiamo procedere alla votazione. Bene, allora partiamo dal punto precedente, quindi punto 4, approvazione variante al vigente PRG, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 20/2000 per ampliamento di fabbricato produttivo esistente sito nel comune di Marano sul Panaro lungo il confine amministrativo col comune di Vignola, favorevoli? Astenuti? Contrari? Nadia Piseddu. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Nadia Piseddu. In questo momento quindi pongo alla votazione il punto all'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico, modificato così come ho letto precedentemente. Favorevoli? Astenuti? Smerieri e Piseddu. Contrari?
Nessuno. Buona serata a tutti. Grazie. Vai via, scappi via.